Ragazzi, chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis con un semplice clic, iscrivendosi al canale ed attivando la campanellina. Saluto Vana Marchi e Giuseppe Bianconero, che poi alla fine sono la stessa persona. bisec fa una scelta di personalità eh, rifiutando la, la convocazione e la relativa investitura da titolare del Camerun quindi è il capitano dell'Under 21 tedesca, il ragazzo sta prendendo fiducia, ha offerto delle buone prestazioni in fase eh, propositiva offensiva eh, per ora secondo me è giusto che giochi con Darmian più là Bissek lo vorrò, lo vorrò vedere braccetto magari con un esterno che pensa meno alla fase difensiva perché ormai Darmian è gioca molto di posizionamento e eh, ti può fare quei due tre inserimenti durante una partita ma non è più il Tarmiani di due tre anni fa purtroppo l'età eh, va avanti per tutti quindi eh, fortunatamente non parteciperà alla coppa d'africa poi dopo c'era anche il discorso della coppa d'asia lo sapete come la penso io con il diego costa eh, dell'Eurospin spin che è taremi ma il decreto crescita stronca secondo me un eventuale arrivo di taremi quindi io non penso che taremi così lo dico senza sapere nulla ma eh, sicuramente bisogna fare delle scelte diverse no bisogna muoversi in maniera totalmente diversa io non ho mai eh, visto taremi come grande giocatore anche perché in quel campionato secondo me eh, la qualità di un calciatore la, la vedi la puoi vedere fino a, a ad un certo punto, quindi, per quello che riguarda l'attacco, sarebbe auspicabile un eh, giocatore che già conosca la Serie A. A me ora mi sta venendo in mente un nome, proprio eh, diciamo eh, in prospettiva, ora della partita con il Genova Con il Genoa, mi sta venendo in prospettiva il nome di Goodmonson perché Goodmonson, come ho detto ieri, è un ceco che ha. Più freddezza sotto porta, che ha più, eh, diciamo, profondità come attaccante. Quindi, ecco, eh, diciamo, alle porte della partita Inter-Genova. A me viene in mente Goodmonson perché eh, sarebbe auspicabile un giocatore che già conosca la Serie A. Però devo riconoscere questo ragazzo ha fatto una scelta di personalità, ha rinunciato ad un posto fisso da titolare per continuare la propria carriera nella Germania. e Secondo me ha fatto bene, anche perché poi. Eh, la Germania dietro a livello difensivo a Sule e Rudiger. Eh, diciamo che il ragazzo è di 7-8 anni più giovane. Poi, dopo Sule e Rudiger, c'è un po' il vuoto dietro no? la Germania a livello difensivo. Forse, forse diciamo questa valutazione può aver influito nella scelta del ragazzo di continuare con la nazionale tedesca. E, e secondo me, ripeto, io sono contento di questa scelta perché oltre ad essere una scelta di personalità secondo me Bissec ha fatto bene perché con tutto rispetto per i top, per i cambiano tutto quello che ti pare però secondo me di là può crescere molto di più rimanendo comunque in ambito europeo bravo Bissec continua così io non mi, io non mi mangio non mi rimangio mai quello che dico, ovvero sia questo non vuol dire non cambiare idea perché Solo gli stupidi non, capo, non cambiano idea. Io lo vedo un giocatore che per ora fa molto bene nella fase propositiva. Per quello che riguarda le falcate, poi la gente dice: No, ma esterno non ci può stare. Quattro tiri, un gol, un palo, un quasi gol e un tiro fuori di un metro e mezzo. Quindi forse falcate, personalità, sfrutta bene il fisico. Quindi io lo vedo molto bene in fase propositiva. Lo so che non è un esterno tutta fascia puro, però ad ora quello che ti dico io può essere più utile in un ruolo. E per un futuro potrebbe essere più utile in un altro. Quindi eh, ragazzi, tra troppo c'è la partita. Io oh, confido nell'Inter. Comunque la vedo come ho detto stamattina sul pezzo. Saluto ancora Vanna Marchi, detto Giuseppe Bianconero. Ciao, Inter.